Il garofano, la noce moscata, la cannella, ecco. Ma la cannella nella matriciana. Beh, certo. Ma per me basta che non ci metta l'aglio. Anche lei non lo può soffrire? Io lo trovo un ortaggio così indelicato. E poi, stando a contatto con la gente, è un dovere mantenere fresca e gradevole la propria persona, no? È sicuro. E anche lei che lavoro fa? Impiegato alle poste. Anche lei? Come anche lei? No, come l'ornella. Sì, che c'è di strano? No, niente, mi sembrava di aver capito che loro facevano due lavori differenti. Ah, è vero, infatti io sono in un altro ufficio. Io sono addetto alla timbratura, mentre Ornella è agli sportelli. Ah, ecco, non avevo capito. Ercole, lei lo sa che sua sorella e io non ci siamo mai conosciuti? Com'è l'Ornella? Beh, non è male. Certo, bella non è. È bruttarella. Però c'ha anche 40 anni suonati. E ben sono contento. Ma sì, Ercole, via, mi guardi. Lei pensa che una donna giovane e bella potrebbe prendermi in considerazione? Perché dici così, Carlo Alberto? Lei è distinto, giovanile. Oh, basta, là. Grazie. Senta, cosa posso fare intanto? Se intanto vuole grattare il formaggio. Ah, già, ecco, bravo. La mia povera moglie, sa... No, non era cattiva, ma non mi ha mai capito. Con Ornella, invece, tutta un'altra cosa. Una sensibilità. Sapesse come partecipa a tutte le cose che mi interessano. Ma lo sa che una volta mi ha consigliato una miscela di tabacco da pipa che era una cosa fantastica. Deve averla assaggiata lei stessa prima, ci pensa? Mi passa il sale, per cortesia? Ah, sì. Grazie. No, questo è zucchero. Ah, sì? No, guardi che è il sale questo, c'è scritto. Sì, è sale. Già. Ma sarà un po' poco, né? No, io... diretta a me, diretta, ce ne vuole ancora. Basta, ecco così. Adesso va bene. Le dicevo di sua sorella, di quando ho scritto la lettera al giornale. Sì, una domenica pomeriggio, così tanto per ammazzare il tempo. Lo sa che ho ricevuto 52 lettere in risposta? Sì. Ma se sapesse la differenza tra la lettera di Ornella e le altre... Sì, insomma, ecco, l'unica lettera, squisitamente femminile, direi... Sì, si sentiva, scritta proprio da una vera donna, era quella di sua sorella. Beh, ma abbiamo molte cose in comune, sua sorella e io, sa? Per esempio, anche a lei piace giocare a carte. Sì. Beh, una moglie che gioca a ramino ti risolve le serate. Scusi, sa, Carlo Alberto, ma lei corre troppo. Moglie. Se Ornella non si è maritata fino adesso, una ragione ci sarà. Voglio dire, io non credo che abbia delle intenzioni così precise. Ercole, basta con questa commedia. Dica la verità, lei mi ha mentito. Lo confessi. Sì, dico, la faccenda della zia ammalata è una scusa, non è vero? È vero. E Ornella se n'è andata perché non ha voluto vedermi, è così? Sì, è così. Dovevo immaginarlo. Sono stato troppo impulsivo. Ho sciupato tutto. Carlo Alberto, si freddano. Ah, sì, buon appetito. Buon appetito. Sono dolci. Sì, forse saranno i piselli. Ma non ce li abbiamo messi i piselli. Ah, già, che non è stagione. Me l'aspettavo diversa la matriciana. Se non le piace, le posso fare subito due uova al tegame. No, è buona, è delicata. Sembra un dolce di spaghetti. Ecco. Sarà che l'Ornella me l'ha descritto.